successo di loro la nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne. Venga a abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci la gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. L'eterno riposo dona a loro, Signore, sprega a essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. Prima di toccare la benedizione del Signore per il Registro di Maria, voglio rivolgere in particolare a tutti voi che siete a casa, che state seguendo in questo momento la recita del Rosario Continuo qui nella chiesa, la cappella della Madonna del Fuoco, nostra protettrice. Siamo qui insieme, anche se voi siete nelle vostre case, siamo qui presenti perché siamo tutti nel cuore di Maria. Questa nostra preghiera vuole essere un segno non di paura, ma di speranza e di fiducia, perché con Maria il Signore è con noi, ci è accanto, ci ispira e ci illumina anche le scelte più opportune da compiere, perché in fondo in tutti noi sapienza, amore, fiducia e speranza. Per questo noi preghiamo, non per paura. Certo, siamo preoccupati, ma non spauriti. Siamo isolati, perché forse più che Quaresima questa è la quarantena, ma siamo insieme, non siamo soli, perché il Signore è con noi e anche tutta la comunità, perché poi possiamo anche contare sulla comunità. Se qualcuno ha bisogno, sa di poter contare sugli altri, sulle istituzioni, ma anche sulle persone, sui cristiani, ecco, perché possiamo aiutarci gli uni gli altri, perché tutti insieme possiamo uscire da questo momento e possiamo uscire tutti migliori, avendo anche compreso quanto sono importanti la preghiera, l'incontro, la comunione, la Santa Messa, anche se per un certo periodo dobbiamo e dovremo farne a meno. Invochiamo allora la benedizione del Signore per la protezione della Madonna del Fuoco. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Benedica e mi accompagni Dio onnipotente, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Cantiamo insieme anche da casa, il nostro fuoco.